Signori, ma ascoltate che sound! Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Blue Dragon! Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, signori, in questo episodio. Dovremmo sconfiggere in maniera definitiva il Wargron 7 che attualmente sta combattendo contro Re Ultur, che possiamo notare da questa miniatura, la sua skin ha un HP, un attacco, una skill, una defense, 0 magic, una forza, un mind, un agility, un toughness, senza armi, senza armature, senza accessori ed è di livello 20 e non ha nemmeno gli MP. Beh, giustamente, ma la magia che cazzo te ne fai a fare degli MP? È fortissimo perché riesce comunque a reggere testa a Seth, non c'ha nulla come statistica, ma c'è sta, dai, su via. E dovremmo andare ad affrontare dei demoni che hanno 29 d'attacco e 20 di difesa. Nulla di che, e sono dei mostri alati, quindi Diana gli farà letteralmente il culo. In questa mappa c'è qualcosa da raccattare per caso? Beh, in realtà anche in questa mappa non mi sembra di vedere nulla di particolare, nessun segnale che ci possa dare qualcosa di utile come oggetto recuperabile, quindi per il momento scendiamo, andiamo verso i demoni per l'appunto. Se non sbaglio, questa mappa è a tempo limitato, non ne sono sicurissimo, ma se non sbaglio abbiamo un tot turni per fare fuori i demoni, perché sennò poi so cazzi. E non ricordo se ne arrivano altri oltre questi, immagino di sì. Ma mo vediamo, per il momento scendiamo qua sopra, non possiamo fare nulla adesso, quindi si va giù, pian piano si va giù. Logum si appresti ad andare da questa direzione e facciamo scendere anche Miguel. Per il momento ancora non ci dice nulla per quanto riguarda i turni, però ripeto, sono convinto fosse una battaglia a turni questa, quindi mo vediamo. L'unica che si può avvicinare più velocemente alla zona è Tanissan. Ne che può fare tutto lei da sola. Via, sono troppi quei demoni. Quindi mo vediamo. Sono fighissimi esteticamente sti demoni e hanno anche un bel po' di punti vita, però un critico ci sta tutto. Allora potrei utilizzare per l'appunto Tanissan per cercare di attirarli tutti quanti in questa zona, però mo vediamo come gestire il tutto. Sicuramente possiamo attaccare questo con Diana dalla distanza. Ok, infliggiamo solamente 12 punti danno. Non dovrei riuscire a fare nulla con lei. Infatti non ci arriviamo, anche se faccio questo non ha minimamente senso, colpisco pure lei. Non ne vale assolutamente la pena. E continuiamo a muoverci dunque da questa parte. Spargerò le vostre membra in ogni lato del mondo! Felice Blu! Cosa? Re Ultur è stato sconfitto! Forse questa è davvero la fine, amici. Guardate, dopo lo scontro con Re Ultur ha perduto la parte inferiore del corpo! Il Wargron è gravemente ferito, dobbiamo tentare di sconfiggerlo! Dobbiamo tentare, ma ricordate che anche se dovessimo vincere noi... Sì, lo so, il Wargron porterebbe irrimediabilmente con sé uno di noi. Coraggio, amici. So che voi, come me, non temete la morte, ma temete l'estinzione dell'umanità più della vostra vita. Siamo pronti al sacrificio. Carica, fratelli! Mostriamo a questo immondo essere di cosa è capace la fenice delle profezie. Adesso possiamo andare a vedere le statistiche di Seth. Vediamo già fin da subito che ha 55 punti vita. 55 HP, 29 MP, 34 d'attacco, 33 skill, 27 di difesa, 12 di magia, 29 di forza, 24 di mente, 22 di agilità,
Togness, 27 Togness, sono uno, senza armi, senza armature, senza accessori. È stato devastato. Si può muovere solo di una casella alla volta. E io onestamente non ricordo che magia andava ad effettuare, quindi quasi farei una cosa del genere. Magic, Death Up al nostro tank, così da aumentare notevolmente la sua difesa. Forse arriva addirittura a 33. Sì, 33 di difesa, ok. E a questo punto Locum potrebbe anche tornare indietro. Non ricordavo avessi così poco tempo. Speravo di riuscire a fare fuori qualche demone. Ovviamente sapevo come andava la storia, ma non ricordavo avessi davvero così poco tempo per distruggerlo. E di conseguenza voglio andare ad effettuare un qualche attacco che mi consenta di eliminare velocemente i miei avversari, ma non riesco a fare un granché in questa posizione. Magic, anche se faccio un burst qua, comunque non lo becco quello sotto. Questo è un problema. L'unica è mettersi in questo punto e fare un burst qua giusto per fare un po' di danno, ma c'è Tanissan in mezzo ai piedi che... Fastidio, che fastidio, Tanissan! E che cos'è? Ok, 7 punti di danno, pian piano li dobbiamo fare fuori. Beh, oddio, se faccio così ne becco 3, quindi vai a utilizzare un Burst Storm proprio in questo punto, che fa i danni. Non so se ne eliminiamo qualcuno, credo di no. No, però comunque li abbiamo massacrati un bel po'. E... finalmente. Summon Phoenix. Abbiamo appreso, signori, l'attacco più forte di Elwood. Era ora, signori. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Summon Phoenix. E cazzo, Isvard, missi sempre. Perché devi missare così malamente? Beh, a questo punto lei potrebbe fare... sì, vieni qua e fammi un Blaze Storm. Così perlomeno andiamo ad eliminare sti due, si spera. 17 maledizioni, rimane con uno. Questo muore. Però va bene, dai. Lui non riesce a fare un granché da quella posizione. Ewok stessa roba, quindi fai così. Utilizzo oggetto e voglio utilizzare questo per recuperare 15 HP a lui, perché può essere attaccato da ben due demoni, addirittura forse anche da tre. Se ne elimina uno potrebbe essere un problema. Perché qua non posso andare? Sembra strano che io non possa andare in quella posizione, vero? Boh, vabbè, poi vedremo. A questo punto, signori, stiamo andando ad affrontare un warrior. Che fai? Non provi a salire? Eh? 17 punti danno. Ok, questo l'ha missato. Però se elimina questo... missato, ti prego. Cazzo. Questo non l'ha missato, maledizione. E lo sapevo. Lo sapevo. Ho salvato? Sapete che non so se ho salvato? Che bello quando non salvi. Beh, a sto punto ne approfitto per lasciare Locum qua sopra, sti cazzi, no? Rifacciamo il tutto. Beh, questa volta abbiamo i ragazzi qua sopra che sono prontissimi ad attaccare il Wargron. Johnson sale di livello 6. Proviamo a muovere anche lui. Magic aumenta l'attacco. Vai. Pian piano i demoni sotto li fammo fuori. Questo è il nostro obiettivo. Remove Renned. Se non sbaglio è tipo un'abilità che gli consente di togliere tutti gli status negativi. C'è anche il nome, no? Quanto è piccolo in confronto a Logum. C'è qualcosa che non fa. Guardate, cioè è diventato minuscolo. È diventato decisamente minuscolo. Comunque, andiamo avanti perché dobbiamo far avvicinare tutti i demoni qua. E sta utilizzando la sua magia, che è un burst storm, che fa un po' di danno, soprattutto a lui, lui ne fa tantissimo di danno, però gli facciamo consumare in questo modo anche gli MVP, dai. Beh, possiamo mettere Locum qua sopra e fargli un attacco devastante, 22 di critico. Ho il timore che eliminiamo prima lui che i demoni.
Con lui, vabbè, anche dalla distanza, volendo, possiamo fare un magic e fare... Sì, Hall of to remove, ok? Proprio con tanti punti esclamativi. Giusto per capire. Ah, ok, una singola persona però. Vai, io gioco pure lì, troppo lontano. Vai così, magic. Healing Rain, pioggia curativa, così curiamo tutti loro. Lanciando un Burst Storm qua ne becco 3, quindi tolgo lei che la metto in questa zona, perché sennò becco pure lei ed è un problema. E missa, mi pare giusto. Diamo una salvatina a sto giro, perché non voglio ripetere stage come un cretino di nuovo, l'ennesima volta. E vai di Burst Storm in questo punto. Ne colpiamo 3. Riusciamo ad eliminarne... Eliminarne è una parola grossa. Riusciamo a ferirne 3. Forse ne eliminiamo uno, non credo. Sono tutti full beat, a posto. Anzi, questo qua l'abbiamo pure missato, quindi mo si ricarica e si ricolpisce, perché dobbiamo fare esperienza. Prima, con un colpo del genere, è riuscito a ottenere la sua abilità speciale, la sua skill finale. E in questo caso no. E dai, la finiamo di missare e io continuo a ricaricare, signori, fin quando non mi sale di livello. Guarda, addirittura uno solo sto giro. Ok, questa volta li abbiamo beccati tutti a 3 e non aumentiamo di livello. Maledizione. Tu con un magic riesci a beccarmi questi? Sì, ma ti devi spostare. Prova a metterti qua. Qua dovresti comunque riuscire senza colpire lei. Infatti, ok. Così forse uno muore. Non è meno, non muore. Questo rimane con uno, cazzo. E... vai, fai fuori questo. Ok. Ne restano 2 qua in zona. E con questo 3. Il che è un problema. È un grossissimo problema. Sta un punto vita. Questo è 18. Non posso fare un granché. Ne abbiamo eliminato uno con un critico. Non poteva andarmi meglio. Ok, siamo anche saliti a livello 7. Quindi a posto così. Avviciniamoci anche con lui. Lui subirà al massimo 2 attacchi, ma dovrebbe resistere. E poi restano altri 2 demoni in basso che pian piano saliranno. Ora, salvatina. E fatemi controllare se lui gli fa danno. No, in realtà non gli fa nemmeno danno, quindi è completamente inutile lui qua sopra. A edizione. No, allora ricarichiamo. Lead, slot 1. E facciamo che gli vai a utilizzare un... Magican Herb? No, questo è Self. Cazzo, sono Self le Magican Herb. Maledizione. E niente, allora. Te metti qua e ti difendi. Difendi. Tu attaccalo. Attaccalo dalla distanza. Altro Burst Storm che infligge un bel po' di danni. Però riusciamo a sopravvivere con tutti. Certo, il nostro Vivodus ha subito un bel po' di danni, un po' troppi. Il nostro Elwood viene attaccato, subisce 17 punti di danno, ma questo dovrebbe morire, non muore perché lo schiva. Viene riattaccato, ma spero che lo becchi così da acquisire un po' d'esperienza, si spera. Ok, sale di livello? Non sale di livello, deve assolutamente salire di livello adesso, perché prima è salito di livello, quindi salvataggio, slot 1. E mo, magic... fai qualcosa che ti faccia salire di livello, tipo un burst, non saprei, vai. Fuori 1, un bel po' di esperienza. E fuori 2, se non mi apprendi la tecnica ora mi incazzo male. Ok, Summon Phoenix, a posto, a posto. E là sotto non ci arrivo, forse con lei non ci arrivo nemmeno, quindi... ovviamente lei abbiamo a disposizione per attaccare questo. Quasi quasi. Utilizziamolo. Recupera 33 HP e 33 PM. Mo è refullato lui. Questo l'avvicino. Gli altri... beh, non hanno un cazzo da fare qua, quindi è a posto così. Potrei attaccare lui, ma non voglio onestamente. Miguel, puoi eventualmente lanciare una cura? O magari la facciamo lanciare a lui la cura? È mezzo morto, perché voglio comunque eliminare prima i demoni.
quindi datte male anche tu. E Locum, fai che ti curi con questo. Nemmeno si muove, è brutto, è proprio brutto. 22 di critico, oddio, sei morto. Locum sarà a livello 11. Ok, si sposta verso Elwood. Subisce altri 17 punti danno. Ma Elwood è incazzosissimo più che mai. E questo è l'ultimo? In realtà ce n'è un altro là, maledizione. Perché non posso andare in quel punto? Devo ancora resistere un turno. Facciamo che avviciniamo tutti questi. Devo eliminare quel demone. Al prossimo turno quello lo devo eliminare. E lo so che è sprecatissimo sto attacco adesso, ma guardate che cazzo di aria c'ha. Cioè, posso colpire fino a qua e prendo un botto di roba. Capito la potenza di Elwood, signori? Cioè, ti riesce a colpire dove c'è sta lei. È fottutamente devastante. In questo caso ne becchiamo solo uno. Ma va bene. Va bene. Fighissimo. Fighissimo. Rinaldo, ne hai fatto niente in questa partita? Fai qualcosina. Ok. Demone infilzato. Ne resta solamente uno. Ovvero, questo qua sotto. Non ricordo se... lui aveva una terza fase, forse sì, sapete? Forse aveva una terza fase. Mo che ci penso, aveva una terza fase, quindi... uso oggetti. Vai a utilizzare questo. Tu, spostati. Uso oggetto. E vai. Tu, fai che per il momento ti curi pure. E Locum, a questo punto... potrebbe anche provare a resistere. Facciamo che lo facciamo curare, perché mi pare che c'è una terza fase, tipo che perde anche l'armatura di sopra. Non ricordo se arrivano poi altri demoni, quindi eventualmente portiamo tutti quanti avanti, perché può essere che arrivano altri demoni, però non ne sono sicurissimo. Morirai? Un punto vita. Ok, così posso eliminare questo prima. Perché ripeto, non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro che arrivino altri demoni. Ma nel caso, perlomeno abbiamo già ripulito tutta la mappa. E lui morirà, ovviamente, a fine turno. Qua c'è qualcosa che non mi consente di andare, però. È come se ci fosse proprio un blocco invisibile in questo punto. È stranissimo. Non lo ricordavo minimamente. Ci fosse sta sorta di glitch che non mi consente di andare in questa posizione. Probabilmente è considerato tipo... no, e nemmeno, perché lei può andare comunque. Qua non può andare. Strano, davvero strano. E salvataggio, slot 1. Lei magari la porto indietro, un minimo. E gli faccio utilizzare qualcosa per curare i suoi HP. E il colpo di grazia a lui glielo facciamo dare da Isbard. Ok, un bel critico da 25. Anche questo dunque l'abbiamo eliminato. E andiamo avanti perché non ricordo... se arrivava altra gente. Beh, per il momento siamo pronti a dare il colpo di grazia a lui. Locum sale a livello 12, ottiene degli HP mentre agili. Vittoria! Non canterei vittoria così presto. Ed ora il colpo di grazia! No, Locum! Aspettate, Locum! Lasciate che sia io a sacrificarmi! No, amici, sono io il comandante, mio dovere. Vi prego, Locum! È un ordine! Dannato, la Fenice Blu ha compiuto l'impossibile! La tua morte, immonda creatura, sarà un duro colpo per Red Dragon! Era davvero così? Pensavo ci fosse un'altra fase, abbiamo fatto benissimo a eliminare l'altro demone. Prendi, questo è per Sir Fidus! C'era un'altra fase. Cosa? Siete solo degli umani! Felice! Oh no! E per quanto potete allungare le mani,
non potrete mai toccare il cielo! E arrivavano altri demoni. Toccare il cielo? È più forte di prima. Più attacco, più difesa, forse? Beh, oddio, mo vediamo. Qua sarà dura. E adesso utilizza la magia oscura, non più il Burst Storm, ma la propria magia oscura. Questo essere bastardi, ve lo dico. Questo è proprio essere bastardi. No, non ci posso credere. Che bastardata hanno fatto? Adesso mi attaccherà l'altro, il mago. No, vabbè. Che odio. Fortunatamente ho il salvataggio in questo punto. Distribuiamo meglio le unità, perché immaginavo potesse esserci una bastardata di questa. Me lo sentivo dietro che c'era una bastardaggine simile. Quindi è comunque un problema. Aspetta, no, ricarica. Devo difendere il mago. Ok, dai, direi che così va un tantino meglio. E come magie? Beh, oddio, può utilizzare ancora un altro di questo. Ma... volendo potrei fargli recuperare altri 5 MP in questo turno, che non si sa mai. Lui quasi già lo sposterei qua sopra, visto quello che ci aspetta, gli do una curatina. Stessa cosa lui, gli do una curatina, devo utilizzare questi. E lui lo metto qua. E... quanta magia hai? Aspetta un attimo. Non è tantissima, però... Magic. Beh, posso anche fare così. Gli faccio recuperare un po' di HP, tipo 12, e poi casomai faccio la cura ad aria. E mo, distruggiamolo di nuovo. Ok, questa volta siamo messi in una posizione forse un tantino più decente, visto che lui può essere attaccato solamente da sopra. Direi che così possa anche andare bene, dai. Ci stanno altri demoni sotto. Mi sa che in questa mappa, signori, non riusciremo a sconfiggere tutti i demoni. Ma diciamo che ci può anche stare, dai. L'uomo subisce dei danni di magia e Michele subisce dei danni fisici. 17 di critico, sti cazzo di stronzi, quanto li odio. Ha un casino di attacchi magici. Potrebbe davvero essere un problema. Di conseguenza Logum per il momento è costretto a curarsi. 15 HP, recupera i tuoi punti vita. Tu puoi attaccare dalla distanza lui. Ok. E tecnicamente anche tu puoi attaccare dalla distanza lui. Cioè dalla distanza, ravvicinato. Non gli fai tantissimo, ma è comunque qualcosa. Sale anche a livello 3, ottiene anche un po' di forza, mentre tu, purtroppo, per il momento, te devi allontanare. Forse anche una casella in più. È troppo rischioso. E... curati. Miguel sale a livello 10, ottiene HP, MP e Mente Togness. E mo gli mandiamo pure Goffredo qua. Come stiamo messi a demoni? Qua sono sparpagliati, quindi gli attacchi di Elwood non è che sono propriamente il top, ma magari può utilizzare un Blaze su di lui, visto che ce l'ha proprio a portata di mano. Lo accendiamo come un fiammifero, no? Via. Possiamo fare anche ciò. Vai, attacchiamo questo. Che lo schiva, ovviamente. Se rimane in vita è un problema, quindi deve morire. E poi, come attacchi di demoni, beh, questi non ci arriveranno né ora né mai, ci potrebbe arrivare lui. E io provo a farlo fuori. Prima distanza, 13 punti danno. Poi mi sposto con lei qua e faccio un freeze. Ok. Mo salvatina, slot 1. E attacca con lui. Vai.
perfetto, eliminato pure con un critico. Ottimo, ottimo. Rimane questo. Ok, mo vediamo se riusciamo a fare fuori. Beh, 11 punti danno, rimangono solamente 3 punti vita, quindi con un salvataggio e con un suo attacco dovremmo riuscire ad eliminarlo, si spera. Andata. Tolto da mezzo piedi. È una battaglia davvero ostica. Rimangono 5 demoni qua sotto e altri 4 qua sopra. Oddio, forse non ho contato quello. Sì, ho 5 e 5. Altri 10 demoni. Allora Goffredo, vai e attacca questo demone. 32 di critico, adoro quando fanno i critici, li adoro. Adesso tu te devi dare. Hai finito il tuo lavoro, il tuo compito e te dai pure una curatina. Poi tu sali. Aspetta, tu sei malandato? Più o meno. E qua, difesa. Dov'è qua? Magic. E aura. Vai. Chissà se Miguel sale di livello. Purtroppo no. Logum sta subendo dei danni per colpa della magia. Quindi per il momento ci tocca continuare a recuperare i nostri punti vita in questo modo. Dolty aumenta di livello e apprende finalmente Freeze Storm, che significa che può attaccare leggermente un po' più dalla distanza. Nulla di che, già sappiamo come funziona, però c'è sta, gli può tornare comunque utile. Diana, mi raccomando, non missare. Ok. E mo altro salvataggio, perché non deve missare nemmeno Isvard. Isvard, fallo fuori, please. Ah, tu non gli fai abbastanza danno. Hai 30 d'attacco e lui ha 20 di difesa. Però sali a livello 7, ok. E tu non arrivi al mago. Tu, volendo sì. Turno. Turno. Ok, quindi questa posizione subirebbe al massimo un attacco suo. Ma posso anche provare a farlo fuori. Ok, gli facciamo 21 di danno con la magia di Elwood. E gli aumentano gli HP, gli MP e la forza. Elwood fa tantissime kill, signori, è devastante. E tu potresti eventualmente andare qua in difesa. No, qua in difesa. Ok, ci siamo. Lui adesso attaccherà tutti quelli là sotto. Ne riesce a beccare solamente 2. 3 con Logum. Maledizione, sta tartassando Logum con questi attacchi magici. Lei la posso piazzare qua e attacca dalla distanza. Ha missato, maledizione. Perché hai missato? Non dovevi missare. Tu vai qua, fai fuori questo. Ok, meno 1. Con lei ci avviciniamo in questo punto. Ci avviciniamo un po' meno. Quest'altro punto. E vai di Blaze. E che è immortale? Scusate. E non lo becchiamo con niente questo. Vabbè. Goffredo, Johnson, qua sopra non c'è sta nient'altro da fare. Se non che magari portare qua Locum. Farlo curare, un minimo, portare qua lui e fare curare ancora di più Loam. Così teoricamente lo dovremmo portare full vita, quasi, buono. Sale anche a livello 11, ottiene HP, MP, forza e mente, mentre gli altri, mo, se devono dare. Dai, il resto dello scontro lasciamo a Loam. Mo, sì, mo ci siamo. Salvataggio, slot 1. Elwood, fagli vedere il potere della fenice. Riesco a beccare solamente 3 però, maledizione, ma fagli vedere il potere della fenice. 26 punti danno. 26 punti danno. E 26 punti danno. Devastante. Mo lo dobbiamo difendere. Quindi facciamo così. Ci mettiamo qua in difesa. E lo missiamo, ovvio. Tu ti metti qua in difesa e ti curi. Hai assolutamente bisogno di curarti. Vai. Stessa cosa, tu hai nettamente bisogno di darti una curata. Ne hai proprio bisogno. Vai con
Eling Seed. Cioè, sta massacrando un po' tutte le risorse sta roba, farla, però... Magic Blades, vai. Abbiamo finito le magie anche con Dirty. Però abbiamo fatto un bel po' di danno. Ti prego, Isfard, non missare. Portagli la vita a 15. Ok. Salvataggio slot 1. Diana, vieni qua e dai il colpo di grazia a lui. Maledizione, perché non riesci a dargli il colpo di grazia? Dagli il colpo di grazia, ho detto. Su! Ok, con un critico. 32, eliminato 1. Va bene, rimangono solamente questi 5 demoni. E mo Locum credo possa anche iniziare ad attaccare, eh? Oddio, farei anche una cosa. Magic. Attack up, vai. E la tua ultima magia. Da 38 arriviamo a... 38, non so se era 38 il nostro attacco in precedenza, non saprei. Vai! 11 punti danno. E lui non ci fa nulla, perché comunque il suo attacco di 34, noi abbiamo una difesa di 33. Al massimo ci farebbe un singolo punto danno. Scendete, signori, scendete. Dovete andare tutti quanti giù. Qua non servite più a nulla, magari sotto potreste ancora fare qualcosina. Beh, direi che ormai è andata. 14, 15, 7. Inizia ad attaccare questo. Fallo fuori immediatamente. 0. Maledizione, maledizione. Dunque, Magic Blades, fallo fuori. Non abbiamo più molto tempo, dai, che palle. Ricarico, ricarico. Non è andata benissimo perché questa è rimasta in vita, potrebbe essere un problema. Però questa volta ha lanciato la sua magia qua sopra, quindi sti cazzi. Va benissimo, sempre lo stesso, perché i suoi danni erano tremendi sotto, avrebbero fatto il devasto. E invece adesso possiamo gestire un po' il tutto, sperando che non ci muoia Elwood. Ti prego, Elwood, non eliminare questo che sei protetto. Ok. Di conseguenza adesso facciamo un salvataggio qua nello slot 1. Spostiamo... Devo fare fuori prima questi però. Due punti. Quindi vai, Isfard. So che tu riesci a fargli due punti danno. Iniziale, fortunatamente ho salvato. Ho detto, vai, Isfard. So che tu riesci a fargli due punti danno. Iniziale, Isfard, che cazzo? A volte voi capita di avere dei casi di déjà vu. Isfard, fai due punti danno. Bravissimo, Isfard. Quando capitano questi casi di déjà vu, probabilmente Isfard ci avrà provato mille volte prima di riuscire in questa impresa. Lei non ha più magia, quindi va di attacco normale su di lui. Eliminato anche questo. Ottimo. E lui qua è abbastanza protetto, quindi farei anche un... Storm, non posso così, devo spostarlo. Mettermi qua e farlo da qua, il Blaze Storm. Così da beccarne tre. Finire anche i suoi MP. Ragazzo, non riesce ad eliminarli. A edizione. Dai, però così no, non va bene, ricarico di nuovo. Isfard, ha un caso di déjà vu un'altra volta. E niente, si continua, perché Isfard vissa, io sbaglio a non salvare. Ok, andata di nuovo, bravo Isfard. Salvataggio slot 1, ma faccio così tutto il tempo, ve lo giuro, signori. Mo ogni attacco salva, perché vedi, poi succedono queste stronzate, e non va affatto bene, non va affatto bene. Ricarica. Oh, bel critico, mi è piaciuta. Mo, salvataggio. Cazzo, se non lo vuoi fai fuori. Sei un idiota, non un burst. Vai di Blaze Storm e distruggili, sti tre idioti, sti tre demoni. Falli fuori, sbruciacchiali come solo tu sai fare, dai. Maledizione, fin quando è uno però ancora lo posso accettare. Lo riesco a fare fuori uno. Sale a livello 14 e tu... Fai giù, perché devi attaccare lui. Se rimane in vita, possiamo attaccarlo con qualcun altro. Cazzo. Prova tu. Tu quanto hai? Tu hai 8. Tu quanto danno gli fai a lui? Ok. Andata. Ma non è solamente quello.
Salvataggio slot 1, nel caso anche Diana, quindi vai. È andata, signori, finalmente abbiamo eliminato tutti dalla faccia della terra. Rimane solamente Lohum. Miguel, te devi dare, please. Fai anche così, perché non so se te può massacrare. Tu scappa. Tu scappa. E mo dividiamo il gruppo, signori. Dobbiamo dividere il gruppo perché comunque può ancora fare degli attacchi magici. Ok, se mi attacca Elwood, so cazzi. Era meglio fare una cosa. Giusto, devo eliminare il demone. E sì, perlomeno così ha 22 punti vita, dai. Dai, proviamo a gestirla in questo modo. Lohum, è giunto il momento della verità. Altri 27 di critico. Prossimo turno muore male. Vedi che ho fatto benissimo? Mi ha preso Isfard e lui sarebbe morto. Ho fatto benissimo. Signori, salvataggio slot 1, salvataggio slot 2. Questo lo eliminiamo in questo episodio, ma poi continueremo nel prossimo. Rimane con 2 punti vita. Devo attendere ancora un minimo. Come detto prima, salvataggio slot 1, salvataggio slot 2. E mo sei davvero fritto, mi dispiace. Pure con il critico. Lohum sarà a livello 13, ottiene un HP, un mind e un agility. Dovevo sdebitarmi. Feret. Signori, abbiamo ottenuto un'altra vittoria leggendaria. Abbiamo sconfitto Wargron, che da questa immagine sembra più piccolo di un cavallo, forse si è ristretto dopo lo scontro contro il re Ultur, non saprei, ma signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione, e detto ciò noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Blue Dragon. Alla prossima, ciao a tutti!